Gentili amici, buonasera. Siamo qui oggi con un video un po' particolare, perché l'avete riconosciuto, questo è un Galaxy S3 e siamo qui a testare la sua resistenza al fuoco. Dico la sua resistenza al fuoco perché è chiaro che entro la fine del video divamperà un incendio in tutto il condominio, ma fa lo stesso. Questo ed altro per la scienza, dobbiamo installare Android Pie su questo telefono. Allora, signori, io direi prima di tutto di rifare un salto nei meandri dei ricordi passati. Andiamo a rivedere la TouchWiz di una volta, perché adesso c'è su una ROM basata sulla TouchWiz appunto preistorica, su 4.3. E quindi io direi, prima di tutto, diamoci un'occhiata, insomma, voglio risentire, riprovare quell'ebbrezza. Erano i tempi della TouchWiz, quella putrida, quella proprio colante di funzioni inutili. Era quella tanto colante di funzioni inutili. Quell'uridume, veramente no, cioè, dobbiamo riguardarlo insieme, veramente. Quindi, dopo andiamo a installare Android Pie, ma prima facciamo un salto. Allora, lo accendo, eccolo qua. Eccolo qua. Ah, i suoni, ah, sentili. Oh, signore, ha fatto anche molto prima del previsto ad accendersi, quindi in realtà mi ricordavo delle velocità bradipose per i telefoni di una volta, invece no, dai, è stato veloce. Allora, eccola qua in tutto il suo splendore, la TouchWiz preistorica. Vara che putridume, madonna. La grafica era veramente orribile, ma per quei tempi comunque potrebbe essere stata anche una svolta. Comunque, allora, io direi, andiamo senza perdere troppo tempo, andiamo nelle impostazioni, già comincio a vedere i lag, ma è normalissimo. Impostazioni, allora, era Madonna, eccole qua, la grafica putrida. Signore benedetto. Allora, niente, sul LED, vabbè, niente, suono, immagino niente di che. Ah, però aspetta, la suoneria, voglio sentire la suoneria. Per un attimo ho rievocato il ricordo della suoneria, ho detto, ah, se... sentila. Che l'ho sempre odiata in realtà. Ma poi ho sentito la qualità dell'altoparlante e mi è venuto su il... Vabbè, comunque, allora, lasciamo... Ah, aspetta, è vero, sentilo, il feedback tattile marso, che ogni volta che cliccavi un tasto sentiamo... Sta goccia marsa, io l'ho sempre odiata. Allora, torniamo indietro, andiamo a guardare le cose veramente succose della TouchWiz. C'era il movimento, il menu movimento era ricco solo di robe inutili, ma inutili. E veramente, allora, erano quelle classiche cose che andavano appunto di moda un tempo, che ti facevano dire Madonna, che figo sto telefono, che puoi fare le cose coi gesti, coi movimenti. Ma erano le robe veramente più inutili del mondo. Allora, chiamata diretta, chiama il contatto attualmente visualizzato sullo schermo. In che senso? Ma in che senso? Ma non sono correlati da una spiegazione sti cose. Notifica intelligente, raccoglie chiamate e messaggi persi. Sì, ma in che senso? Cose non erano descritti. Doppio tocco per tornare all'inizio. Torna all'inizio di un elenco. Aspetta, questo... Allora, fermi un attimo, perché se non sbaglio c'era la descrizione più precisa. Ah, eccolo qua, informazioni sui movimenti. E adesso ci divertiamo. Voglio vedere tutte ste gesture inutili. Chiamata diretta, e qua c'è il tutorial. Ok, vabbè. Questa poteva essere carina, si rispondeva al telefono in questo modo qui, senza premere il tasto chiama. Che carina, un capper che tanto non serve a niente, cioè voglio dire, cosa... Clicco, notifica intelligente, invia un avviso con vibrazione per notificare le chiamate perse o i messaggi ricevuti dall'ultima volta che si è utilizzato il dispositivo. What? What the fuck? Invia un avviso con vibrazione per notificare le chiamate perse o i messaggi ricevuti dall'ultima volta che si è utilizzato il dispositivo. L'ultima volta che si è utilizzato il dispositivo. Ma che oh!
Non sto capendo, vabbè, andiamo avanti. Doppio tocco per tornare all'inizio. Eccolo, eccolo qua, io me lo ricordavo sto coso qui. Praticamente qua sopra ci deve essere stato o un sensore o in realtà andava con l'accelerometro, rilevava che stavamo spaccando la parte superiore del telefono, dandogli le botte e quindi tornava all'inizio di un elenco. Però sta cosa, eccola qua, proviamo, doppio tocco, eccolo che torna all'inizio, vedete, scorro giù, doppio tocco e torna all'inizio, doppio tocco. Doppio tocco, doppio tocco, torna all'inizio. Però sta cosa, se non sbaglio, funzionava solo nella rubrica. Inclina per ingrandire, madonna questa. Questa praticamente voi dovevate tenere le due dita sul display e muoverlo avanti e indietro, avanti e indietro. Ecco così, per fare zoom in e zoom out. Eccolo qua, eccolo qua. State vedendo, ecco. Ma è la roba più inutile dell'universo, perché voglio dire, non mi crea nessuna comodità in più, perché comunque devo zoomare tenendo il telefono con due mani, quindi se tanto lo devo tenere con due mani, allora volete dire che è tanto complicato fare questo tipo di gesture qui? No, io non lo so, chiedo a voi, perché a questo punto mi sorgono i dubbi. Panoramica per spostare icona. No, anche questo. Abilitate la funzione movimento per provare la panoramica. Vai, abilita. Ecco, tieni premuto e noi ci dovevamo spostare nella home. Cioè, praticamente tenevamo premuta un'icona e ci spostavamo nelle pagine della home andando a destra e a sinistra. Così, senza spostare l'icona. Questa forse aveva il suo perché. Perché io spesso sclero, tenendo premuto e spostandomi nei bordi del display per far cambiare pagina quell'icona, spesso mi partono gli scleri proprio perché magari non cambia sempre pagina, magari mi va dentro una cartella, insomma. E questa magari il suo perché ce l'aveva. Diamogli la buona, almeno una. Panoramica per sfogliare le immagini. Anche questa, mamma mia, ma bisogna essere, cioè, ma quanto ritardati bisogna essere per usare sta roba? Cioè, al posto di spostarmi così nell'immagine, quindi con il dito mi sposto l'immagine. Ma stiamo scherzando? Ma come vi vengono in mente queste funzioni? Io vorrei essere... Scherzando? Ma come vi vengono in mente queste funzioni? Io vorrei essere lì mentre le pensano. Cioè, secondo me il dirigente c'è lì che chiede a tutti quanti riuniti nel tavolo: dai, pensiamo nuove funzioni, mi raccomando, dai, che dobbiamo introdurne di nuove, di carine, di simpatiche. Arriva uno e la propone e dice: sì, però comunque le idee che ci vengono, dopo valutiamo un attimino se possono essere utili o meno nell'uso quotidiano, licenziate quell'uomo. Cioè, io me lo immagino così, perché non ci riflettono. Loro buttano così, senza curarsi dell'utilità. E poi vabbè, le ultime due, scuoti per aggiornare, capovolgi per disattivare il suono, questa poteva anche essere interessante. Ma vabbè, signori, credo sia giunto il momento... Ah no, aspetta, c'è lo schermo intelligente? Assieme al telefono, come se fossimo a letto sdraiati, allora lui non girerà. Questa è una cosa, letto sdraiati, allora lui non girerà. Questa è una cosa veramente molto molto bella. Vabbè, direi che abbiamo fatto un salto più che sufficiente nel passato a rivedere certi putridumi, ma adesso è il momento di farlo esplodere. Reboot. Ma che reboot? Ma cosa? Ma non l'ho neanche installato, ma sono un po' ritardato. Capite? Da una vita non lo faccio. Vabbè, Bootleggers ROM. Mamma mia. Ecco, eccolo là. Unknown command update process ender with error set error installing file. Senza dire perché, grazie. Sempre no, this package is for device M0U9300GT I9300. This device is punto. Ina si rispondeva al telefono in questo modo. Unsatisfied. Ma non è la stessa parola, è un'altra. Prepararmi alla mia morte prossima. Oh, e dimenticavo. Muori. Legalize it.
tell him, I 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 tell him